Pioggia di emozioni nella sala Protomoteca del Campidoglio dove Doc Italy ha portato in scena le eccellenze capitoline. Quest'anno si è deciso di puntare una luce su tutte quelle realtà maggiormente penalizzate dal Covid, settore vanto dell'Italia che a causa della pandemia hanno vissuto grandi criticità. È un premio importante, io sono forte in tutte le discipline, soprattutto quella enogastronomica. Mai come quest'anno la scelta dei premiati è stata coerente. In un momento storico, sociale difficile si è premiata, oltre che la professionalità e il talento, il cuore. Si sono alternati sul palco delle eccellenze della capitale. Irene Ferri, Antonello Fassari, Daniel Della Seta, Mirko Giannella, Angela Fiorini, Daniele Diana Duranti, Simona Petrozzi, Simone Di Colantonio e Ornella De Felice. Arcangelo Dandini, Andrea ed Emiliano Deleglio, un tripudio di eccellenza, serietà, professionalità e arte. Ma questo riconoscimento per noi è molto importante, anche perché quando c'è tanto lavoro, tanto sacrificio dietro a quello che si fa, alla fine un riconoscimento è sempre insomma, importante, bellissimo e soprattutto poi condividerlo con tanti chef e colleghi che abbiamo oggi qui presenti. Beh, sicuramente è legato alla città di Roma, una città a cui in realtà tutti vogliamo bene. Noi nel nostro piccolo rappresentiamo le imprenditrici e le libere professioniste, di Roma e quindi ci consideriamo attive produttrici di PIL e quindi crediamo di contribuire attivamente anche all'economia di questa città perché le donne sono sicuramente un valore aggiunto, sono appunto produttrici di PIL e possono migliorare nettamente l'economia di questa meravigliosa città eterna.